Rimane chiusa fuori di casa, cade da un'altezza di 5 metri e si infilza nella recinzione di sotto. L'allarme giovedì sera verso le 22 in un'abitazione di via Molino a Cendon di Silea. Pare che la vittima, che vive sola, per motivi al vaglio degli inquirenti fosse rimasta chiusa fuori nel terrazzo di casa. Ha dunque cercato di rientrare passando dalla finestra del vicino di abitazione, ma ha perso l'equilibrio ed è caduta di sotto, con un volo di quasi 5 metri. Cadendo dritta sulla recinzione di sotto e rimanendo infilzata. Una donna ha sentito le grida disperate della giovane infortunata ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberarla. Poi il ricovero a Treviso con contusioni e ferite varie, non sarebbe in pericolo. La donna, da quello che si capisce, sembra aver perso l'appiglio precipitando e finendo addosso alla ringhiera che le ha trafitto una gamba. AF è stata recuperata tagliando il metallo e trasferita in massima urgenza all'ospedale dove resta in prognosi riservata. Stessa identica sorte per un altro uomo, l'epilogo sempre lo stesso, la causa idem, aveva dimenticato le chiavi. L'altro brutto incidente era avvenuto martedì 14 luglio 2020 a Valgregentino e precisamente nella frazione di Villa San Carlo. In quel caso, intorno alle 16 un pensionato residente in via Don Amedeo Airoldi stava rientrando a casa quando si è accorto di non avere le chiavi della propria abitazione. Così ha deciso di scavalcare la recinzione ma è scivolato rimanendo letteralmente trafitto da una delle inferriate. Gravi le lesioni che ha riportato tra inguine e gamba. Fortunatamente un passante ha notato l'uomo incastrato e dopo aver tentato di liberarlo, prestandogli i primi tempestivi e provvidenziali soccorsi, ha chiesto aiuto. Sul posto si sono precipitati i volontari a bordo dell'ambulanza e gli uomini del 118 sull'automedica. Non solo ma a Villa San Carlo sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Lecco e carabinieri. Ti potrebbe anche interessare.